Sono Lucia. L'attesa è rappresentata anche dall'attesa di un figlio, nel mio caso la gravidanza, e l'attesa di un figlio è composta da più attese, l'attesa di scoprire, di aspettare un bimbo, l'attesa di sapere che vada tutto bene dalle analisi, dalle ecografie. L'attesa anche solo di sentire i primi movimenti per essere poi sicuri, un po' anche più tranquilli che tutto vada bene. E poi c'è l'attesa che nasca bene, in alcuni casi magari l'attesa di sapere se è maschio o femmina, perché magari si decide di non saperlo durante la gravidanza, ma di scoprirlo all'ultimo momento. Quindi l'attesa è rappresentata nella fase della gravidanza da tante piccole attese che tutte assieme rappresentano il percorso della gravidanza. Questo tempo dell'attesa durante la gravidanza lo si vive a volte con ansia. Perché comunque si attendono le notizie, le buone notizie, sapere che tutto vada bene. A volte lo si vive con l'eccitazione di attendere finalmente di conoscere la persona che nascerà. Lo si attende con calma, prendendosi cura di se stessi, forse anche più di quello che si fa durante la vita normale, perché comunque si sa che si è in due e non c'è solo la responsabilità di se stessi, ma anche di un'altra persona. Durante l'attesa si pensa al futuro, a quello che succederà dopo la nascita, magari di un primo figlio, anche di un secondo, si pianifica il futuro della famiglia, di se stessi e anche della persona, che arriverà, del bimbo che nascerà.